Allora, video scrauso, vediamo un pochino che cosa c'è nei supermercati a Sharm el-Sheikh. Allora, vabbè, roba per l'igiene intima, tra cui deodoranti e compagnia bella, gli Oreo. Sono anche alla cioccolata, che mi sembra in Italia ci siano il gusto brownie, e ci sono i Jumbo, che si chiamano Oreo. Vabbè, ci fidiamo di loro. Tante, tantissime spezie e frutta secca. Ci sono anche un sacco di biscottini. No, biscotti e datteri, devono essere mega buoni questi. Oddio, li voglio! I Loaker, una sottospecie di Loaker, penso. Biscottini, biscottini, biscottini e cioccolata. Che cos'è questa creazione meravigliosa? Incuriosisce tantissimo, però nello stesso tempo mi inquieta. Certo, in un posto come questo, che ci sono 40 gradi più o meno come temperatura base, come fanno a mangiare il cioccolato? Vabbè. Patatine a tutti i gusti più uno. Questo qui, chi è? Chi è costui? Ah, è Messi, ecco, la mia conoscenza del calcio. Messi a quanto pare è dappertutto, è molto amato. Bibite, bibite, bibite. Io sono tentata a prendere una Pepsi, però non so quanto sia un'idea fatta bene. Esiste la Schweppes? Oh mio Dio, la Schweppes all'ananas. Cosa non deve essere? E al mandarino anche. Mi potrebbe piacere, ma mi potrebbe piacere seriamente. Il 7-Up. Ci dovrebbe essere anche il succo di carruba, che a rigor di logica dovrebbe un po' sapere di cioccolato. L'hibiscus, l'hibiscus lo adoro, è molto buono. E lo servono all'interno dell'albergo, è veramente super super buono. Sottaceti. Robina in scatola, legumi secchi, cereali, un sacco di frutta fresca. Prima c'erano i datteri, però mi stavano guardando male. I cocomeri, cocomeri. Oh. Allora, ovviamente mi stanno guardando malissimo perché sto filmando, ma for YouTube. Allora, una zona molto interessante è il forno. Panini, 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 dolcetti. I dolcetti devono essere qualcosa di delizioso. C'è anche il Nesquik. Allora, tour del supermercato ho fatto. Vendono le stesse cose che vendono in Italia, soltanto che ci sono marche differenti, ovviamente. E niente, adesso ritorniamo per la via di Ras Mohammed. Ciao!